Completata in Puglia la seconda fase delle giornate azzurre, davanti al tecnico federale Antonio Bocchino, tra i campi di Brindisi e Cerignola, si sono alternati in allenamento 100 ragazzi promettenti nati dal 97 al 2000. Grande attenzione per i nati nel 2000 che ad aprile saranno impegnati nel trofeo delle regioni. Come stiamo ripetendo in tutte le regioni e soprattutto non solo ripetendo ma per le cose che noi vediamo, i giocatori ci sono, bisogna saperli allenare perché c'è del materiale umano, bisogna saperlo migliorare, stando molto attenti alle cose che questi giocatori sanno fare e alle cose che non sanno fare. E la Puglia sicuramente è una regione che può e deve fare ancora tanto. E abbiamo iniziato questa seconda fase in tutte le regioni con l'obiettivo di cominciare a conoscere questi 2000. Oggi in Puglia ho visto una prima parte perché domani nella seconda giornata in quel di Cerignola vedrò altri 2000. Ci sarà un confronto con il nostro RTT Alessandro Lotesori che sta facendo un lavoro eccellente, supportato dall'organizzazione del comitato regionale. Non a caso oltre ai 2000 in Puglia c'è un centro tecnico federale riferito anche ad altre annate, però mi sembra che c'è grande volontà, grande spirito, sono ragazzi che apprendono molto facilmente le cose che gli vengono proposte. Sicuramente nella loro fascia di età sono dei giocatori che al trofeo delle regioni la competizione sarà molto da stimolo per questi giocatori della Puglia. Fra Pala Pentassuglia e Pala di Leo, allenamenti dedicati soprattutto allo sviluppo dell'intelligenza tattica dei giovani cestisti. Gli aspetti peculiari hanno riguardato il gioco senza palla, sia soprattutto per le richieste degli allenatori, dei ragazzi coinvolti che hanno palesato delle difficoltà su questo fondamentale del gioco. Quindi abbiamo lavorato sul gioco senza palla in tutte le classi, in tutte le annate, in modo da poter dimostrare anche una sequenza che parta dai più piccoli e poi come portare avanti questo lavoro nelle fasce under 15, under 17 e anche under 19, che poi sono le fasce coinvolte nel centro tecnico. Sono stati due giorni di crescita non solo per i giocatori ma anche per i tecnici impegnati in riunioni con coach Bocchino e in un clinic sul pick and roll. Prezioso il contributo del preparatore fisico territoriale della Puglia, Cosimo Sant'Arcangelo. Io dico sempre ai ragazzi e alle ragazze che alleno che ci si allena 2 ore al giorno o più, ma che si è atleti per 24 ore al giorno. Quindi l'aspetto della vita fuori dal campo che riguarda le ore di sonno, di riposo, che riguarda l'alimentazione, che riguarda tutto quello che è extra allenamento è tanto importante quanto le 2 ore di allenamento.